la tua auto. Madonna. Ci passerà o non ci passerà? Meglio, deve ancora arrivare. Un saluto da doppio scarico, ragazzi. Oggi siamo ad un raduno internazionale di auto in cui la polizia non può entrare, ma noi sì. Sono auto assurde, ve lo assicuriamo, ma andiamo a chiedergli quanto costano le loro auto. Una macchina assurda, guardate il video. Il tuo nome? Vincenzo Fragola. Modello dell'auto? È un Alfa Romeo Giulia. L'anno di produzione? 2017. Il motore dell'auto che aveva stock? 2.280 cavalli. Gli optional di serie più importanti che aveva quando è uscita? C'ha tutto l'allestimento super, c'aveva gli interni in tabacco, cruscotto in tabacco, specchi a 18, impianto frenante da 305 davanti e 2.90 dietro, originale praticamente. Da inizio qua si può vedere paraurti GTAM con lo splitter anteriore wrappato in carbonio, poi abbiamo il cofano anteriore che è in carbonio della quadrifoglio, fianchetti, parafanghi della GTA allargati di 2,5 cm come la GTA, i cerchi dello stelvio quadrifoglio, l'impianto frenante che questo qua davanti è stato fatto su misura poiché le pinze sono Lamborghini o R8, dischi Maserati da 380 con staffe ricavate dal pieno e studiate alla fresa. Abbiamo le calotte della GTA in carbonio, le minigonne con il profilo della GTA in carbonio, pianto frenante posteriore della quadrifoglio, disco 350, pinza freno a mano, pinza normale quattro pompanti con i fuselli della quadrifoglio, passaruota in carbonio della GTA, fanali della GTA, spoiler in carbonio della GTA, paraurti posteriore, GTA, carico fatto su misura per allineare il tutto, stile GTA. Come interni, prima cosa che ho cambiato è il volante, ho messo quello della quadrifoglio, la prima serie, poiché quello nuovo non è che mi ispirava tanto. Poi ho cambiato tutto il cruscotto della quadrifoglio in pelle con le cuciture rosse, tutti i pannelli porta con gli inserti in carbonio, sia davanti che dietro, tunnel carbonio della quadrifoglio 2020, con leva anche 2020, tutto plug and play, radio touchscreen della Mai 20, quindi un upgrade, c'è anche il contachilometri della Giulia quadrifoglio, la chicca sono i sedili introvabili della GTAM con i cinturoni della Sabelt, di dietro è in progettazione il roll bar per farla biposto. Come modifiche al motore che ho portato, abbiamo un dome pipe che parte da 90 per poi andare a finire a 76 sulla linea di scarico, che è tutta artigianale in inox. Abbiamo il turbo che è maggiorato, ovvero è sempre la turbina originale della Giulia 1752, però modificata internamente per avere più cavalli. E poi abbiamo anche tubo d'ingresso della turbina in silicone da 80 mm, un filtro della BMC a pannello dentro, un recupero esterno dei vapori dell'olio per evitare rotture di coglioni. Incremento dei cavalli e la coppia che hai avuto dopo aver fatto le modifiche? La macchina dopo tutte queste modifiche eroga la bellezza di 280 cavalli effettivi bancati, si progetta già di andare over 300 modificando pompa alta pressione e altri piccoli particolari interni al motore. Come ti trovi con l'auto? Con l'auto è stato, diciamo, il mio primo sogno. Da quando è uscita ho sempre voluto la Giulia, per chi se la volesse comprare io la consiglierei al 101%. Prezzo d'acquisto? 23.000 euro. Totale della spesa delle modifiche effettuate? Approssimativamente, tra kit estetico, preparazione del motore e interno, quasi 22.000 euro. Quanto costa la tua auto? 45.000 euro. Andiamo a chiedere quanto costa questa Ferrari. Andiamo a fare in giro? Sì, certo, adesso andiamo.
Ragazzi, sono emozionatissimo. Per la prima volta saremo dentro una Ferrari a fare un giro. Pronti a entrare, ragazzi? Oppla. Prima esperienza dentro una Ferrari per me. E poi non una Ferrari qualunque, ma un F8 tributo da 720 cavalli. Mamma mia, raga. Iniziamo subito a bomba. Mamma mia, è in colla. Un razzo. Madonna. Raga, sensazioni indescrivibili. Come prendere un aereo, un'astronave. Auto anche le noleggiate, giustamente. Sì, noi ne noleggiamo giornaliero, mensile, ad ore, per delle serate, a chilometro. Abbiamo una vasta scelta di macchine e stiamo aprendo il nostro nuovo autosalone a Ceccano. Noi siamo la King Garage Italia. Se volete ci potete seguire su Instagram. Sì, vi lasciamo l'Instagram qui, ragazzi, per qualsiasi cosa. Comunque loro vi noleggiano quest'auto anche a ore, quindi tranquillamente per tutti. Mamma mia, babbola. Sorriso stampato sulla faccia, troppo bella, troppo bella. Volendo potete provare anche l'esperienza che vi portiamo noi a fare un giro. Magari vi divertite anche di più, perché noi comunque siamo un po' più abituati a guidare queste macchine e magari le spingiamo un pochettino oltre il limite. Guidare una Ferrari non è per tutti. Comunque è una grande responsabilità avere queste macchine sotto il sedere, diciamo. È abbastanza difficile, soprattutto una trazione posteriore con una giornata come quella di oggi, che alla fine è stata anche una giornata dove ha piovuto. È abbastanza complicato tenere una macchina del genere. Sicurezza prima di tutto, e poi comunque il divertimento su queste auto è assicurato, ma bisogna saperci andare. Assolutamente sì. Il nostro giro finisce qua, è stata un'emozione unica. Se volete provarlo anche voi, mi raccomando, vi lasciamo il loro Instagram, andate a vedere, potete provare anche voi questa esperienza incredibile. Scendiamo, ragazzi. Troppo troppo bello. Mi dispiace che Flavio che non l'ha provato, ma sarà per una prossima volta. La prossima volta guiderai tu. Vi sta piacendo questo raduno, ragazzi? Abbiamo portato una Ferrari, una Giulia. Adesso andiamo a cercare qualche altra macchina. Forse sarà proprio un Audi oppure una Volkswagen. Beh, andiamo a scoprire insieme. Guardate un po' questa Audi TT. Scrivete nei commenti l'errore che c'è su questa macchina. Mi raccomando, guardate questo video alla fine, perché il meglio deve ancora arrivare. Come si dice, adesso sto beato fra le Golf. Abbiamo un ragazzo con una GT davvero particolare. Il tuo nome? Samuele. Modello dell'auto? Una Golf 7 GT del 2014. Motore stock dell'auto? È un 2000 turbo benzina, 220 cavalli. Se ci puoi fare un piccolo elenco degli optional più importanti che aveva. Questa macchina come optional ha il tettino apribile panoramico, poi ha il front assist, parcheggio automatico, aveva degli interni in pelle di serie che poi sono stati sostituiti, nient'altro. È stato montato un paraurti GT 7 Club Sport e sono stati verniciati tutti i dettagli neri lucidi. Questo paraurti si aggira nuovo in concessionaria, 2500 euro grezzo da verniciare. Abbiamo dei cerchi Motec da 19 ultralight gold, questi nuovi vengono sui 1000 euro. Poi è stato sostituito l'impianto frenante carboceramico da 390 mm. Questo impianto frenante è derivazione Giulia quadrifoglio. Prezzo da nuovo, tutto il kit anteriore e posteriore, siamo sui 20.000 euro. Sul posteriore è stato montato sempre un carboceramico, doppia pinza, e questa è pinza frena mano elettronico, diametro 360 mm. Uno spoiler, sempre Club Sport, paraurti del GT 7,5 per poter montare l'estrattore del TCR, un finale con valvole con dei finalini da 102 mm, è stato eliminato il tergicristallo posteriore e abbiamo applicato una pellicola oscurante sui fanali. Qua abbiamo sostituito i sedili con degli RS3 white, adeguando tutte le spinette, airbag e quant'altro. Poi abbiamo sostituito il volante originale con un in carbonio, sostituito le palette del DSG. Qua abbiamo il telecomandino airlift per l'assetta d'aria. Niente, basta. Su questo motore abbiamo sostituito l'aspirazione con una racing line completa che comprende inlet, muffler, scatola filtro, tubo in silicone. Poi abbiamo uno scarico completo full 76 mm, un intercooler maggiorato dell'Airtech, una mappa motore stage 2 APR e abbiamo un incremento più o meno di 100 cavalli. (Ride)
Incremento dei cavalli e coppia dopo le modifiche. Di serie 220, ora siamo sui 320 cavalli e i 480 Nm di coppia. Come ti trovi con l'auto e se la consiglieresti? Io mi ci trovo molto bene, anche perché è stata sempre un mio sogno da 2-3 anni a questa parte. Sì, la consiglio, ovviamente i consumi sono quelli che sono, però merita tanto. Prezzo d'acquisto dell'auto? 24.000. Spesa delle modifiche effettuate? Dovrei essere sui 20-22.000 euro di modifiche. Quindi, quanto costa la tua auto? Così com'è, sui 50.000 euro. Ragazzi, ora fanno il limbo con le auto laggiù, come potete vedere. Vediamo qual è l'auto che passerà sotto il filo. Ci passerà o non ci passerà? Fammi capire, raga, queste sono davvero basse quest'auto, guardate. La misurano quanto è bassa l'auto. Porcavo. Sono più professionali di noi. Ho fatto la conta, fra queste due Audi TT è capitata la bianca. Tuo nome? Simone. Modello dell'auto? Audi TTS. Anno di produzione? 2012. Motore dell'auto stock? 272 cavalli, 2000 TFSI. Panoramica degli optional di serie più importanti che avevo? Sicuramente abbiamo un interno full pelle bicolor, dopodiché abbiamo fari adattivi, ma principalmente questo, tutto ciò che è optional dell'Audi TTS. A livello di modifiche effettuate, sicuramente sull'anteriore abbiamo una griglia a nido d'ape Audi TTRS MK2, ha tutto il kit TTS originale, fianchetti anteriori allargati più 3 cm per poter alloggiare un cerchio Oxygen canale 9, impianto frenante Lamborghini, pinza 6 pompanti Brembo, coda 400 componibile, baffato, questo sull'anteriore. Invece sul posteriore stiamo procedendo con un 370 che è in produzione, sempre baffato come l'anteriore, sempre scomponibile con doppia pinza. Come scarico abbiamo uno scarico BRS Motorsport completo. Come interno è stato realizzato un doppio fondo con bombola e gestione a vista. Monta un assetto Prazis Airsus, praticamente l'unico TTS a livello europeo a montarlo. Ha una gestione indipendente, un P4W. Colgo l'occasione per farvelo vedere anche in funzione. Il pianale è stato realizzato in Alcantara con dettagli in pelle che comunque riprendessero gli altri dettagli interni della macchina. Poi c'è un alloggio per un piccolo woofer con sospensione in gomma da 20 cm. Roll bar realizzato artigianalmente che riprendesse un po' lo stile del roll bar della linea Audi Competition del TTM K3 RS. 2000 TFSI TTS, dopodiché ecco, è stato fatto, lavorato tutto il contorno fondamentalmente, tubi aeronautici per il recupero, abbiamo poi un intercooler maggiorato full alluminio, bobine R8, candele NGK Iridium, una mappa Revo 2 Plus, un'auto comunque 4x4 manuale. L'incremento dei cavalli? Partivamo da un 272 stock, siamo arrivati a un 370 cavalli. Come ti trovi con l'auto e la consiglieresti? Allora, io l'auto la posseggo da un anno e assolutamente sì, la consiglierei, mi trovo davvero molto bene. Secondo me è indispensabile la trazione 4, soprattutto quando poi si iniziano ad avere un certo numero di cavalli. Prezzo d'acquisto? Prezzo d'acquisto 22.000 euro. Spesa delle modifiche? Siamo per ora intorno ai 13.000 euro. Quindi, quanto costa la tua auto? 35.000 euro. Ragazzi, votate nei commenti la vostra auto preferita di questo fantastico raduno. Per me, emozione unica, sono stato su una Ferrari. Sentite altri botti, regà. Ringraziamo gli organizzatori del raduno, Sensland, che ci hanno regalato due cappellini e dei fantastici profumi. Mi raccomando, votate nei commenti la vostra macchina preferita. Secondo noi, la macchina vincitrice di questo Quanto costa la tua auto è rullo di tamburi. Qual è? Nessuna, perché sono tutte belle, ma siamo curiosi di sentire la vostra. Quindi scrivete nei commenti la vostra preferita.